E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al dodicesimo episodio di Pokémon Smeraldo. Andiamo subito, ragazzi. Ragazzi, siamo rimasti qua. Oh cazzo, devo andare a curare subito i Pokémon. Ah, Zipegna! Nananina nanana! Nananina nanana nananina nanana! Cori! Dove si esce qui? Aiuto! Ci ricontriamo subito. Ok ragazzi, allora vi faccio vedere la funivia perché era troppo bella, quindi andiamo con la funivia. Ok. Dopo la cazzata della funivia andiamo. Allora, ok, i lagodini sono una specialità locale del Monte Camino. Vuoi provarne uno? Costa solo 200. Lagodino, ragazzi. Ci ha dato il lagodino. Andiamo. Ho quella dei Pokémon, ovviamente, ragazzi. Perché sennò. Era un po' difficile andare avanti con soltanto Zapdos più che altro avvelenato. Quindi era molto difficile. Intanto, sì, tutto è qua, ragazzi. Ora andiamo Blaziken, eh. Ok, ma vediamo un attimo qua che si trova, ragazzi. Vediamo, sono curioso. Vediamo un attimo che si può trovare. Ah. Allora mi sa che Phoebus, ragazzi, se ne va a fanculo. Mi sa che Phoebus se ne va a fanculo subito, ragazzi, eh. Mi sa proprio di sì, ragazzi. Ragazzi, mi sa che Phoebus è durato veramente poco, mi sa manco un episodio, perché se catturiamo Sceptile, il suo posto sparisce subito. Incredibile, ma vero. Attenzione. 1, 2, 3. Mamma mia, per pochissimo. Proviamo con la Mega Ball, magari ha più effetto, ragazzi, vediamo un po'. Non è vero. Vediamo un po', vediamo un po'. Ragazzi, incredibilmente l'abbiamo catturato. E lo abbiamo messo in squadra. Attenzione. Attenzione. Dopo lo mettiamo subito in squadra. Andiamo subito a prenderlo dopo. Anzi, andiamo a prenderlo subito, ragazzi. Ah, cazzo, non posso più salire ora. Oh! E chi è questo? Ah, e che cosa ci fai tu qui? Che ci faccio io in un posto così? Sono affari tuoi? Oh, sei incazzato! Il team magma, raga. Ma scherziamo? Paras. Ok. Vai con Blaziken. Di ora qui in squadra vedrete sempre Phoebus, però poi sparisce, ragazzi. Sparisce, tranquillo. Ok, penso che questo Paras morirà male. Intanto, ragazzi, ci avviciniamo Charizard. Ci avviciniamo per Charizard. Mancheranno. Dobbiamo mancare 6 livelli perché stiamo a livello 29, quasi 30 ora. Cioè ora 30 penso, vero? Sta scherzando? Sta scherzando? Sta veramente scherzando? Comunque abbiamo quasi tutti starter, ragazzi, eh. Incredibile che abbiamo quasi tutti starter. Ok. Vai con Graffio. E addio. Ok, Charmeleon, ragazzi, livello 30 intanto. Mancano 6 livelli per farlo evolvere in Charizard. Il Mega Charizard, ragazzi, incredibilmente pazzurdo. Andiamo. Allora, andiamo di qua da questa qua. Ok, battuta anche questa. Aveva Pokémon così con 2 secondi l'avevo battuti proprio. Poi. Oh, Pokéball, Pokéball. Antiscottatura, buono. Ok. Ok, ma io direi proprio di sfidare questi due, ragazzi. E andiamo. Allora, hanno Trico e Crobat. E Crobat. Io intanto attacco soltanto uno così l'altro Pokémon rimane da solo poi. Ok. E forse uccidiamo Crobat. Attenzione, uno di vita. Ok, abbiamo ucciso entrambi. Molto semplice questa cosa. Questa battaglia in doppio, ragazzi. Molto semplice, otta. Ok, qua scendiamo. Scendiamo di qua. E qua c'è un altro allenatore che sfidiamo subito. Cioè, ragazzi. Blaziken sta diventando OP, ora vi faccio vedere. Trapinch.
Cioè, devo dire era veramente fortissimo, ragazzi. E è soltanto al 19, ha ucciso uno al 20, tipo 21, una cosa del genere. Prale? Ok, mo vabbè, non era molto efficace, però. Facciamo doppio calcio, vediamo un po'. L'unica cosa è a pecca una velocità, mi sa Blaziken, eh. Però è un bel Pokémon, ragazzi. Ok. Va bene, va bene. Prova a fare beccata. Ha imparato anche la mossa beccata, quindi tanta roba, ragazzi. Ok. L'ho fatto proprio uccidere a Blaziken, quindi... No, cazzo, dai. Quindi, bravo Blaziken, bravo amico mio. Che io mi ricordo su Pomo Smeraldo è stato il mio primo starter che ho preso, ragazzi. Vabbè, l'ho iniziato tantissime volte, però l'ho rigiocato tantissime volte Smeraldo, penso. Normale, normale. Questa è la prima volta randomizer, penso. Ok, va bene. Registriamo Mauro nel Pokénab qua. E scendiamo. Oh, e la righi su Nicola. Hai catturato un Pokémon di recenti? Per poco non ne capivo uno l'altro giorno, ma si è liberato. Vabbè, stammi bene. Sì, ma che niente voleva? Fatte due domande, no, zio, però. Ok, ora dove siamo? Dove siamo? Oh! Oh! Cuor di lava! Attenzione, nuova città, ragazzi. Nuova città. Nuova city. Nuova city. E quella cosa lì, un'azienda lot. Che cos'è quella tenda lì in fondo, ragazzi? Non ho capito. Vediamo un attimo che di cosa si tratta. Ah, ma... Prendiamo tantissima acqua calda dalle sorgenti, ma non si esauriscono mai. Non ti sembra una cosa magica? Queste sorgenti si formano vicino ai vulcani attivi. L'acqua nel sottosuolo viene riscaldata dal magma e poi sgorga per dar vita alle sorgenti termali. Che cazzo di figata. Dico che queste sorgenti termali facciano bene per la tensione nervosa, per i dolori muscolari. Ah, mi serve a me allora, eh? Per problemi d'amore, eh? Amore. Ti metti un pomone in una sorgente termale, chissà cosa accade. Forse si trasforma in un bagno elettrico di schifo o persino di lava. Può essere, attenzione. Bella, bella questa cosa. E tu, le sorgenti termali sono dietro l'angolo. Le pomone hanno bisogno di riposo, ma anche di natura. Beh, quello sì, per forza. Va bene. Allora, visiamo un po' sta città, ragazzi, che si chiama Cuor di Lava. E vediamo subito. Ok, intanto ho messo Sceptile squadra e vediamo. Ho tolto un attimo uno, ragazzi. Ma ho tolto un attimo Jolteon per una cosa. Intanto vediamo Sceptile di tipo roccia. Con mosse, assorbimento, attacco, taglio furia, inseguimento. Bello, bello, mi piace. Mi piace. Ho tolto un attimo Sceptile, ragazzi, perché questa. Oh, un uovo. Pensavo si sarebbe schiuso mettendolo sotto la sabbia calda della sorgente. Termali, ma sembra non funzionare. Ho sentito dire che è meglio tenerlo insieme ai Pokémon, portarlo in giro. Sì. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po' chi esce dall'uovo. Ora lo scudiamo subito, Quindi. Ok. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Faccio così un pochetto per un pochetto e vediamo. Lo faccio schiudere subito, ragazzi. Intanto qua c'è una palestra. E tutto a posto. E qua, boh, vediamo un po' le casette. Vediamo un po' che ci sta intanto. Che è questo? Compra. Ah, ok, ok, ok. Ci sta, bello, mi piace. Oh, questa ragazza, ragazzi, è giovane. Anche se sono giovane, mi piace imitare lo stile e il linguaggio delle persone anziane di questa città. Anche se sei giovane, mi piacerebbe che insegnassi la mossa mimica. Vediamo un po', ragazzi. Chi è mimica? Minchia, tutti sono Sceptile. Vediamo un po' che cos'è mimica. Copia una delle mosse usate dal nemico durante la lotta. Magari c'è qualche ragazzi, lo sapete a chi? Lo sapete chi, ragazzi? Al grandissimo Blaziken. Lo facciamo imparare a lui. Lo facciamo imparare a lui, ragazzi, fidatevi. Blaziken. Mimica, non lo sapevo che faceva questa roba. Togli ruggito, vai. Mamma mia. Parlare sempre con le persone dentro la città, ragazzi, è una cosa utilissima, secondo me. Parliamo anche con questo vecchietto qua. Mia moglie sta facendo schiudere una nuova ai sorgenti termali. A me così mi ha detto. Ha lasciato due. Ah, sì. Vediamo un po'. Cosa. Che cosa. Che Pokémon. Arriverà. Faccio schiudere questo uovo, ragazzi. Ragazzi, eccolo. L'uovo che si sta schiudendo. Che ci ha dato la nonnetta. Attenzione. Mi sa rimane nel box, eh. Mi sa che rimane nel box, ragazzi. Vediamo un po' un attimo le mosse. Livello 5. Vediamo le mosse. Tipo buio. Beccato.
Non mi piace, non mi piace. Però scusate, nel Pokémon Smeraldo normale, se tu andavi qua e prendevi l'uovo, che Pokémon ti dava? Lo sapete che non me lo ricordo? Va bene. Allora ragazzi, facciamo questa palestra al volo, proprio hard fly, e andiamo. Cuor di lava, cuor di lava. Andiamo ragazzi. Allora, vediamo un po' com'è questa palestra. Ah, è quelle palestre che diventa tipo così. Oddio ragazzi. No, ho sbagliato. Ah, ok, ho capito, ok. Mamma mia, queste palestre le odio. Oh, c'è un allenatore, vai. Ma ragazzi, sconfiggo un po' tutti, così mi alleno anche. Ma non c'è un cazzo. Così mi alleno anche, ragazzi. E ci ritroviamo proprio diretti in faccia al capo palestra che sta proprio qui. Guarda, guarda, testa di cazzo. vediamo un po' cosa. Ok, andiamo qua, vediamo un po' un attimo se riesco a individuare. Attenzione! Ragazzi, posso dire che mi sto perdendo, vi giuro, è la palestra più difficile del mondo. Vi giuro, ragazzi, guardate che testa di cazzo. Non vanno qua. Allora, forse ce l'abbiamo fatta, vediamo un po'. Dovrebbe essere questo qua. Ok, è questo? Sì! Sì, ragazzi! Ok, andiamo. Ah, mi hai raggiunto. No, aspetta, allenatore in erba, che bello vedere che hai trovato la strada fin qui. In qualità di... Ah, no, aspetta, sono Fiammetta e in questa sede sono il capo palestra. Nonostante tutto, nonostante sia capo palestra solo da poco. Fiammetta, ragazzi. E andiamo con questa squadrona incredibile contro Fiammetta. E chi ci manda in campo? Ratata! Attenzione, attenzione, ragazzi. Ok, allora io direi di cambiare subito Pokémon. Ci mettiamo Charmeleon, che per ora è il più forte, ragazzi. È il più forte. E questa battaglia ce la proprio godiamo tutta immensa. Intanto Iperzanna toglie tantissimo. E usiamo Braciere. Ok, penso che l'abbiamo ucciso. Comunque qua tocca cambiare tantissimi Pokémon. Ok, ok. Iperpozioni, va benissimo, capo. O capessa. O capa. O vaffanculo. E ciao Rattata. Qua cambiamo assolutamente Pokémon, perché ragazzi Charmeleon deve essere in gamba. Ok, vibrava. Non so che tipo è, ragazzi, però mettiamo il grande Venusaur. Attenzione. Poi dopo Venusaur mettiamo casomai Zapdos, ragazzi. Ma quanto vibrava, che secondo me ci cagherà un po' il cazzo. Velle in polvere. Così avvelenamento incredibile. Ok, gli ho fatto una bella foglia lama nel mentre, ragazzi. Vai, vai, che uccidiamo questo. Vai, 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 Venusaur. Quanto cazzo sei forte, piccolino mio. E andiamo. Venusaur ha ucciso Vibrava. Bei 700 punti di esperienza. Tutto ancora vibra. È ancora Venusaur, vai. Vai, Venusaur. Ancora velo in polvere, ragazzi. Utut livello 29, quindi penso sia il Pokémon più forte che ha lei. Non è effetto velo in polvere. Allora facciamo parassiseme. Ipnosi, attenzione. Ragazzi, purtroppo questo stronzetto ci ha ucciso il grande Venusaur. Ok, tuono shock. Intanto abbiamo paralizzato con Zapdos. E addio Utut. Grande Zapdos. Dai ragazzi, che abbiamo il team formidable. Purtroppo Venusaur, Mudkip, purtroppo Venusaur, ragazzi, ci ha lasciato la polvere proprio. Tanto qua Mudkip, che facciamo, lui usa pistolacqua, che non fa un cazzo a noi. E tuono shock. Ok, facciamo beccata, vediamo un po' quanto tolgo con beccata magari. Vediamo un po', vediamo un po'. Brutto colpo ci ha fatto. Ok, lui ricarica il Pokémon. E l'abbiamo ucciso con Spaccaroccia, ragazzi. E abbiamo vinto la medaglia, così, facilmente. Ormai, ragazzi, la nostra squadra è così forte. È così forte che possiamo andare anche alla Lega Pokémon a livello 27, ragazzi.
siamo fortissimi. E addio fiammetta, ragazzi. Riceve la medaglia fiamma da fiammetta. Ma che ridere? Medaglia fiamma da fiammetta. Ma pensa un po' che ridere. Ok, fine livello 50, ragazzi. Oh, perfetto. Mi dava MT 50. Intanto possiamo anche prendere forza, che non mi ricordo dove si prende. Se lo sapete, ragazzi, ditemi quando. La MT 50 contiene vampata. E questa, ragazzi, devo dire che si fa subito. Si fa subito. Vampata. Facciamo imparare al nostro Charmeleon. Charmeleon, ragazzi. Togliamo un muro di fumo e andiamo con vampata. Il nostro Charmeleon si sta trasformando proprio. Ok, possiamo anche uscire da qua in questa palestra, ragazzi. Andiamo a curare i Pokémon. Oh, attenzione, c'è Vera. C'è Vera, attenzione, attenzione. Righi, quanto tempo? Come mentre io ero nelle sorgenti termali, tu hai vinto la medaglia di cuor di lava? Di aver catturato un bel gruppetto di Pokémon, quantomeno. O quantomeno, ci hai dato dentro con l'allenamento. Perché non prendi questo? Occhialoni. Ora vediamo cosa è. Con questi occhialoni non avrei problemi ad attrezzare il deserto vicino a per... Ah! Ok, ti dai così da fare perché non puoi perdere contro di me, scommetto. Righi, vorrei sfidare tuo padre alla palestra di Petalipoli. A presto. Lei con la bici se ne va a fanculo, ragazzi. Ok. Noi andiamo a curare i Pokémon. E poi ci vediamo nel prossimo episodio, che andiamo nel deserto. Nel deserto. Comunque, ragazzi, la squadra piano piano... Cioè, secondo me questa squadra può rimanere anche così, sinceramente. Non mi piace così tanto, ragazzi. Mi manca soltanto Charmeleon. Per fare volpe abbiamo finito. E ragazzi, spero che questo video magnifico contro fiammetta vi sia piaciuto. Abbiamo anche vinto molto easy, devo dire. Comunque, lasciate like, condividete il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!